sul podio della settimana l'ETF emesso dall'IXOR, che misura la performance delle 20 azioni turche con la maggiore capitalizzazione e liquidità, e l'ETF gestito dall'IXOR, che misura la performance delle banche nell'area euro. Registrano una performance negativa l'ETF gestito da iShares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato brasiliano, e l'ETF di Lyxor, che offre un'esaustiva rappresentazione del mercato azionario indonesiano, composto da 24 titoli. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF controllato da iShares, che punta sulle società tedesche quotate sul segmento Prime Standard della borsa di Francoforte, e l'ETF di Lyxor, che mira a replicare la performance dell'indice S&P 500, con una copertura dal rischio cambio su base giornaliera. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, composto dai maggiori titoli dei mercati azionari emergenti dell'America Latina. Forte interesse per l'ETF emesso da Deutsche Bank, esposto sulle principali società operanti in ciascun settore economico nel mercato brasiliano. Invito all'acquisto per l'ETF di iShares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato brasiliano.